Ciao a tutti, nuovo video makeup, oggi Chiara Ferragni. Niente di nuovo, utilizzerò la prima palette uscita. Ho guardato un po' il suo profilo, ho visto uno dei video relativi agli ultimi lanci e ho visto che aveva un bel look marrone e argento. L'argento è un colore che io non utilizzo spesso e quindi ho deciso di rifarlo un po' a modo mio con la prima palette che magari non tutti, però in tanti hanno acquistato perché è stato il primo lancio, perché era una palette molto carina, di buona qualità e quindi ho deciso di riutilizzarla per questi video di Natale. Sigla e cominciamo! Sempre, ovviamente, vi chiedo un po' di supporto iscrivendovi al canale, attivando la campanella, lasciando un like e un commento. Inoltre, come sempre, vi dico che trovate i link ai miei social qui sotto nell'info box, trovate anche qualche codice sconto e la mia lista Amazon dove vi inserisco sempre i prodotti che ho provato, utilizzato e che mi sono piaciuti. Iniziamo subito il make-up. Come sempre, applico un correttore come base e lo sfumo bene con la blender. La palette a cui mi riferisco è questa e i colori all'interno sono questi qui. Andrò ad utilizzare i marroni e l'argento, o forse questo. Vediamo. Iniziamo subito comunque e inizio applicando un mix di Dream It e Night Out e li porto sulla parte più esterna di palpebra. Uso un pennello morbido, ma comunque dal taglio obliquo, in modo da avere sia la sfumatura ma anche il controllo. Questo è The Essence, quindi è super low cost. Come sempre di qua faccio fatica e di qua l'ombretto si applica perfettamente. Ok, adesso scelgo solo Dream It e cambio pennello, scelgo questo qui che è da sfumatura, non è pulitissimo, ma va bene, lo stesso, l'ho pulito comunque scaricando il massimo che potevo scaricare. Per sfumare ulteriormente scelgo anche Super. Ok, prima di procedere con l'ombretto argento vado ad applicare un po' di sticky colla in modo da non fare troppo fallout, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma preferisco sempre prevenire. Ok, e quindi vado a fare un mix tra Sisterhood e Bling Bling. Sfumare un po' la parte centrale, vado a scegliere Love Fiercely, che è questo, ed è un marroncino rosato, però un po' freddo, giusto per fare un po' di degradé, chiamiamolo così, o comunque sfumare meglio. Strano ma vero, non vado ad applicare un eyeliner vero e proprio, ma una matita nera. Questa è di Mulac e si chiama Blacklist ed è molto morbida. La passo vicino alle ciglia e
soprattutto nella rima interna. E con un pennello come questo, bello denso, la vado a sfumare. Comunque Chiara ha sempre la matita nera nella rima interna, quindi insomma siamo un po' coerenti con il suo look e anche col mio, visto che indosso sempre l'eyeliner. Ripasso un po' di ombretto marrone, quello più scuro, così da sfumare bene tutto insieme. Stoppo gli occhi e passo al viso. Quindi correttore per iniziare. Fondotinta, questa volta utilizzo questo di Make Up For Ever, l'HD Skin, che io ho nella tonalità 1N10, che è, cioè secondo me è chiara, poi quando la applico va bene. Ecco qua. Visto che ci sono, applico un po' di bronzer in crema, questo è Savannah di Neve Cosmetics. Termino gli occhi e praticamente riprendo i colori che ho applicato nella palpebra superiore, quindi Dream It fino a metà palpebra e poi l'argento. E vado quindi poi di Bling Bling. Quindi, come sempre, mascara di Blonde Sister. Ok, passo un po' di bronzer in polvere, questo è quello solito. Come blush applico questo qui di Catrice, che secondo me ricorda un po' quelli di Chiara Ferragni perché sono rosati e luminosi. Terminiamo con le labbra, ho un rossetto, anzi due di Chiara Ferragni, però ne ho uno adatto a questo look, ma non la matita, quindi vado ad applicare questa di Astra, della linea Pure Beauty, è la numero 03. Il rossetto è questo, anche questo faceva parte della prima collezione, si chiama Working Girl ed è il numero 02. Me l'avevano regalato per il compleanno ed è la prima volta che lo utilizzo. Ci siamo! Quindi questo è quanto, oggi sono uscita un po' dalla mia comfort zone con l'argento,
Non è che non mi piace come colore, però sapete, io preferisco i colori caldi, ma ogni tanto è giusto sperimentare. Devo dire che mi piace moltissimo questo look, sia per le feste sia per una serata. Lo trovo molto sofisticato, mi piace proprio come mi è uscito. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi piace, se avete questa palette o se lo ricreate con qualcos'altro che avete in casa. E fatemi sapere anche se volete un altro look con questa palette, perché comunque è molto carina e secondo me, insomma, abbastanza creativa, direi. E niente, se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji argento qui sotto nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto domani. Ciao!